Nel 2019 sono state registrate 33,4 milioni di nuove migrazioni forzate. Otto virgola cinque milioni di questi spostamenti sono legati a conflitti e violenze. Circa 24,9 milioni di nuovi spostamenti sono stati causati da disastri e catastrofi ambientali. Per le sue dimensioni, la migrazione legata ai cambiamenti climatici pesa tre volte in più rispetto a quella causata da conflitti e violenze. I migranti climatici che si spostano innanzitutto all'interno dei paesi stanno rapidamente diventando il volto umano del cambiamento climatico. Afghanistan è il mio paese di origine, uno dei paesi del mondo più a rischio di subire le conseguenze del cambiamento climatico ed uno dei paesi meno attrezzato per poter fronteggiare queste conseguenze. Si pensa che l'Afghanistan ormai da 40 anni è in guerra, in conflitto armato, in violenza. Sono queste le conseguenze principali dello sfollamento interno. In realtà queste sono le cause secondarie e le cause principali sono proprio dovute al cambiamento climatico. Con il tempo la situazione si sta aggravando e diventa più preoccupante in quanto ci saranno più inondazioni improvvise e anche altri tipi di disastri ambientali. Entro il 2050 i cambiamenti climatici costringeranno più di 140 milioni di persone dell'Africa subsahariana, dell'Asia meridionale e l'America Latina a spostarsi dentro i confini dei loro paesi. A partire dagli anni 60, il lago Chad ha perso oltre il 90% della propria estensione. Il prosciugamento delle acque sta portando con sé un aggravamento delle condizioni di vita delle popolazioni locali. Le popolazioni fulani, ad esempio, nel nord della Nigeria, mio paese d'origine, sono costrette a spostarsi altrove in cerca di condizioni più favorevoli. L'aggravamento delle condizioni climatiche si intreccia con quelle che sono condizioni di povertà ed esclusione che alcune popolazioni vivono. La lotta per la giustizia ambientale è la lotta per la giustizia sociale. I nostri modelli di produzione, soprattutto in Occidente, sono fortemente responsabili delle emissioni di CO2, ma anche di molti altri effetti sull'ambiente. È necessaria un'azione, un piano contro l'emergenza climatica a livello nazionale e globale. Bisogna cambiare i nostri stili di vita, individuali e sociali. Bisogna incrementare le azioni di cooperazione internazionale, accompagnando le comunità locali e lottando al loro fianco. Bisogna investire lo 0,7% del reddito nazionale nella cooperazione internazionale, come chiesto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile.